Bene, salve a tutti ragazzi e bentornati ancora una volta sul canale di Mister Critico 87, alias Francesco Banni. Scusate se sono stato un po' assente, ma in questi giorni, in questo mese, insomma, è stato un bel po' di casino, un bel po' di impegni. Torniamo con un piccolo video acquisti, così tutto fatto in edicola. Ultimamente stiamo comprando poche cose, insomma, ci sono anche varie spese e così colà. Vi dico subito che torneremo con le dirette. Adesso non so bene se domani o quando, però ne farò una solitaria dove parlerò di un argomento, poi cercheremo di tornare con la buona Rislen e altro a fare dirette. Allora, cosa abbiamo preso questa settimana in edicola? Comunque, ecco qua, uscita numero 56 di Luke Cage, scusate, di Marvel Super Heroes 3D. Qui abbiamo Luke Cage, questa è la prima versione di Luke Cage, con il capello ricciolo e figlio del suo tempo, no, bellissima comunque, preferisco quasi questa alla nuova edizione, comunque bella bella bella, con i polsini, bracciali, catene e quant'altro, insomma ecco, col culo, 12,99 euro, come adesso siamo all'uscita numero 56. Stanno facendo qualcosa di strano perché avevano detto che dall'uscita 54 avrebbero iniziato a mettere gli X-Men. In realtà gli X-Men non ci sono, quindi meglio così. Ovviamente ce ne sono pochi. Altra uscitona numero 54 del Millennium Falcon. Costruisci il tuo Millennium Falcon. Uscita numero 54. Guardate, io ho visto, che adesso vedete poco, comunque ho visto che dovrebbero esserci 100 uscite. Sarà dura. Riuscirò a montarlo tutto, la regione dei laghi di Naboo. E qua poi sarà l'uscita 55 con struttura della parte superiore dello scafo e supporto della rectenna. Comunque, vabbè. Poi abbiamo preso il numero 3198 di Topolino, speciale arte con Andy Dacol. C'è sicuramente qualche storia interessante. Beh, a parte la zicca e Babba Bia, veramente. Potremmo parlare anche di questo. Zebronia Factory di Andy Dacol, Lola l'arte, X-Mickey degli special per aiutare la vendita della testata. Amelia Gambadini in buone letture, Darkenblot in ritorno e Zebronia nel campeggio formativo. Soprattutto Zebronia nel campeggio formativo potrebbe essere interessante. Vediamo di chi è Zebronia e il campeggio formativo, vediamo perché potrebbe essere interessante, visto che adesso non mettono più i nomi degli autori fuori, bisogna andare a cercarseli sulla, eccoci qua, per la disegnatura di Raymond Michael, disegni di Flaming Anderson, assolutamente ne vale la pena, secondo me. Poi, eccolo qua sul retro, lo vediamo, Disney la Bella e la Bestia dal 16 marzo al cinema, ne parleremo, ovviamente faremo una diretta su questo. Personaggio omosessuale al suo interno, oddio, aiuto! Ecco, quindi vedremo un attimo. Stiamo parlando di Paperinik Upgrade numero 3, no, Paperinik senza upgrade, scusate, 3,50, nuova numerazione, però va avanti con le storie di cui si parlava, una inedita, una cult e tutte le altre storie solite, quindi prendetelo. Per la serie Disney Pixar, questo mi ricordo, ecco, Movie Comics Collection, le graphic novel dei capolavori Disney Pixar, eccolo qua, Inside Out. Inside Out, avevamo già quelle con i vari frame del film, qua invece è graphic novel. Bella, bella, bella da avere, anche se costano 5,50 euro. Bing bong, bing bong. Poi, numero 11 di Tintin, l'avventura di Tintin di Hergé, il segreto degli Ocorn, il mitico Milù, sempre qua, che assomiglia al nastro Milo. Ciao amore, cosa c'è? Cosa c'è? Un po' di sonno il Milo oggi. Hashtag c'è il Milo. Siamo arrivati al numero 11, pubblicazione che secondo me è sempre interessante da avere, in cui alternano scene piene di balloon e di discorsi a scene più descrittive e più leggere. Siamo arrivati al numero 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11, quindi ne abbiamo ancora più o meno circa uguale. Abbiamo il numero 10 delle Lupo Alberto Collection, 10 e 11, eccoci qua, con le strisce dal
numero 546 alla 615 e della 616 alla 675, quindi grazie alla Mondadori Comics stiamo recuperando un po' questa cosa qui. Il numero 2 di Durango, Trapper, anzi ve le faccio vedere da alcune che dopo non venga fuori, mi inquinino che rompete le scatole perché non le avete viste, non ve le fate vedere. Ecco. Abbiamo Durango, Dives Wolves, Trappola per un killer, numero 2, mi sta piacendo veramente tanto Durango, e non so quanto durerà, siamo già al numero 4, ma io sono indietro, quindi dovrò recuperare prima il 3. Pickup Giant, Attori Cup Addiction, 29, numero 29, il tempo fugge, e vabbè qui ormai di K è diventato, pickup è diventato un must. Cerchiamo di andare avanti sempre più, la numerazione prima o poi finirà, hanno deciso di stamparla bene. Numero 5 di Martin Mister, guardate, Martin Mister, signori, per chi non l'ha mai conosciuto, è il momento buono di cominciare a leggere qualche avventura e vi consiglio logicamente di andare a cercarvi quelle vecchie perché non tutte, ma alcune valgono la pena. Poi abbiamo Il sangue dei codardi, La vendetta di Yama, questo è una storia completa, tutto a colori, 4,60€, la Cosmo sta facendo veramente delle cose interessanti. Guardate qua, ambiente piratesco, fantastico. Piratesco, western, di tutto, insomma, bello, 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 bello. Dito anche Le crociate per chi volesse. E poi, numero uno, preso così più per velleità che per altro, numero uno di Classic Tex a colori, Il totem misterioso, cioè si ristampano della Sergio Monelli Editore, ovviamente ristampano le vecchie storie. Le vecchie storie, tutto iniziò così. Vedete come è stato il totem misterioso? Ecco, devo dire che non mi è mai piaciuto granché Tex, però questo numero qua andava comprato, secondo me. Può essere un'idea per leggersi qualcosa di diverso. Io ho concluso, un caldo saluto a tutti da Francesco Barni, alias Mister Critico 87, alla prossima.